Start, 2, 1, lose ignition, and let's go! Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Drug Dealer Simulator 2, parola che cercherò di pronunciare il meno possibile. Il gioco è uscito da poco su Steam e costa 24,50€, se non ricordo male. Eh, non so quando vedrete questo video, sicuramente dopo il rilascio del gioco. Il gioco è in italiano, seppur con delle parti ancora che compaiono in inglese. Ed è un gioco che non eh, si può vedere completamente in un video, assolutamente, nella maniera più assoluta. Ma sappiate che lo potete giocare anche in cooperativa con amici. È un gioco dove dovremo iniziare la nostra coltivazione, la nostra attività economica, legale o illegale. Non si sa perché comunque siamo nelle isole tropicali, insomma, fa pensare comunque a qualcosa nei caraibi. E mh, ci sono diverse cose da fare. Il, andiamo a vedere, un gioco che si presterebbe. Anche questo per una live. Che cosa succede? Noi ci troviamo in questo punto. Abbiamo varie cose da fare perché attivando con il tab il telefono, abbiamo i messaggi di gente che ci chiede eh, varie bustine. Eh, mentre qui abbiamo le, ehm, le cose da fare. Abbiamo, eh, dobbiamo depositare i soldi, dobbiamo creare un'offerta. E, e sì, mh, alla fine controllare anche i messaggi in segreteria. Siamo nel porto di quest'isola, noi partiamo da qui. Abbiamo questo isolotto. Vi faccio vedere subito. Questo che è uno dei primi posti che il gioco vi porta a visitare, dove c'è il eh, capo della zona, dove dovete comunque dargli una percentuale, e vi mette a disposizione anche questa stanza. Questa stanza vi permette di ascoltare i messaggi in segreteria che vi lasciano i personaggi della storia e ci dice che dobbiamo ritirare il motore di una barca dalla riparazione. È, un con è una continua escalation questo gioco perché vi aggiunge sempre più cose da fare, sempre più cose con cui interagire. Quindi praticamente adesso abbiamo una missione nuova, credo. No, dovevo, devo ascoltarlo completamente allora. Vedete che qua poi c'è eh, il tempo, possiamo dormire, possiamo fare quello che vogliamo e dobbiamo fare attenzione perché poi ci saranno sparatorie, ci saranno retate. Eh, eh, Potremmo anche ottenere un il locale nostro e eh, l'odio degli altri cartelli, delle altre associazioni diciamo di commercio eh, ci daranno fastidio qualora noi dovessimo diventare troppo famosi. Dobbiamo andare adesso a prendere il motore della nave e visitare anche il botanico in modo da poter migliorare la nostra produzione, cosa che vi faccio vedere... <coughs> Il gioco sulla produzione ho notato per quel poco che ci ho giocato che è molto simile al primo, per quanto questo gioco dovrebbe comunque essere molto molto più esteso del, del primo capitolo. È uno dei pochi giochi in cui ci si vede per figura intera, eh, qua vabbè lui mi dice di creare un'offerta ma al momento non ho bustine in tasca, cioè perlomeno le ho eh, vuote. Abbiamo anche un minimo parkour perché possiamo scavalcare le varie cose, le varie recensioni e intanto continuiamo non credo si possano guidare mezzi si useranno armi da fuoco abbiamo col tasto tab l'inventario con quello che abbiamo addosso i soldi e tutto abbiamo la mappa che abbiamo visto prima il diario che ci ricorda tutto ed è una sorta anche di, di tutorial di promemoria abbiamo varie varie cose non posso andare a prendere il motore perché vedete costa 30.000 io credo di non averli 30.000, no, 300.000 si sì, lo posso prendere ma intanto voglio andare dal botanico, voglio vedere se mi spiega nuove cose, poi alla fine vi farò vedere che torniamo nella location iniziale e... Um, si sa, sì. ci sono posti di blocco dove possiamo subire anche l'ispezione, ok? Ci sta dicendo il gioco, ok? Ok, dice che per strada non dovremmo portare, ma dovremmo andare solo via, via nave. Questo dovrebbe essere il posto del botanico. Mi ha mandato Marcus. Mi ha scambiato per mio fratello, lui è seduto laggiù. Ok. Mi ha mandato Marcus. Ah, ho capito, sono riuscito a i di merce. Ora potrei comprare insieme altre cose per coltivare le piante direttamente da me. Perfetto. Devo comprare qualcosa? Vediamo se mi dici di comprare qualcosa. Trova nuovi fornitori di attrezzatura del laboratorio, recuperano. Ok. Allora, vediamo un po'. Mi, eh, posso comprare delle cose. Compro dei semi. Del concime, no, compro dei semi. Posso? 3.000. Vorrei comprare. Ah, lo devo mettere nel cestino, ok? Uno. Ah, questa è già preparata lampadina UV perché poi abbiamo tutto il laboratorio. Elementi idroponici, abbiamo un sacco di cose. Compro anche delle buste di plastica ne compro tre perché ne ho 17 ore a cifra tonda. Va bene, abbiamo fatto. Eh, dobbiamo andare adesso di là recuperare il motore riparato no lo volevo fare questa cosa del motore perché magari ci sblocca altre cose ci sblocca una barca vedete che qua c'è anche un punto di domanda quindi sicuramente c'è qualcosa da sbloccare qui ok no possiamo rubare da, da quel veicolo lì ma no andiamo di là Andiamo di là, seguendo sempre la strada. La, la grafica è una grafica a disagio, ma non troppo. Un po' meglio del, del primo capitolo. È più tropicale, diciamo, questo secondo capitolo. Vedete, non posso scavalcare, non si può saltare, si può saltare solo negli eventi dove è previsto farlo. Uh, allora c'è un porticciolo qua che probabilmente mi consentirà anche di viaggiare, ma non adesso. Bello, sembra di, di stare su Far Cry 6 per alcuni, per alcuni aspetti. Allora dobbiamo andare qua a sinistra. Ah, lì c'è una, una barca. Poi andiamo a vedere anche lì. Ah no, dobbiamo già andare lì, in effetti. Magari ci danno anche un passaggio dopo per tornare a casa. Non lo so, vediamo perché è, fatto, è pieno di, di traghetti dove possiamo viaggiare. Poi vi voglio far vedere la produzione, perché di cose da, da valutare ce ne sono tante. Allora, inizia conversazione Sono 30.000, ce li hai. Sì, abbastanza pesante. Qualcuno lo possa, non proprio. Allora, prendi l'autobus, c'è cioè una fermata accanto a tu, vicino alla chiesa. Eccoti qua qualche biglietto. Per... Perfetto, grazie amico, si interessa vendere barche, buono sapersi. Grazie ancora, pago e ho il motore. Ora devo prendere l'autobus. Automobili o moto possono essere usati per spostarsi velocemente. Ok, non guidiamo noi però, probabilmente. Usa il viaggio rapido, autobus o automobili per spostarti. Ok, approfittare del giorno per vendere e della notte per pianificare. Infatti io non vi ho fatto vedere una cosa importante, e che praticamente, eh, vabbè, dove eravamo prima, andando sul tavolo ci viene mostrata tutta l'isola con le varie zone, ed è pieno, letteralmente pieno, e, e lì possiamo vedere lo status della nostra, del nostro business, della nostra fama in ogni regione dell'isola. Perfetto, adesso io voglio cercare di andare a depositare i soldi e poi voglio andare al bus. Gioco che comunque fa produrre al PC parecchio calore. Eh? Comunque, confermo. Punto medico. Ah, perché ci si può anche comunque far male, ci possono sparare. Quindi, allora, deposito qui. Apri. Salve. Uh -huh. oh, voglio comprare qualcosa cosa posso comprare medaglietta per cani no sacchetto di plastica no uh, depositare cosa è quella la straliera. ah qua Deposito i soldi, completato, perfetto. E posso prelevare anche... Sì, posso prelevare 10.000, voglio prelevare 10.000, che non si sa mai. Siamo 6.000 lasciati? Sì, 10.000, dai, 10.000 li prelevo. Che almeno, vediamo. Accogli denaro per riparare il laboratorio, 50.000. No, 50.000. Fammi, fammi prendere altro. Uh, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 60.000, dai, così almeno siamo a posto. Ok, uh, abbiamo qua un negozio che ci vende. Hola. Voglio comprare qualcosa, vendono roba. Fammi prendere una bottiglia d'acqua, va? Una, una va bene. Grazie, così se ho sete, bevo, e vorrei tornare. No, sto andando alla parte opposta. Voglio tornare al, um, al covo in modo da farvi vedere come funziona la, la produzione. Perché poi si, si andrà anche a. Usare le cabine telefoniche per ascoltare i messaggi e organizzare incontri con influencer. Che credo sia tradotto male. Però, Vediamo. Ah, qua ha saltato. Ok. Allora, vediamo un po' dov'è che devo andare. Vediamo un po' lo spazio. Devo andare qui. Fai visita al meccanico. Scopri che tipo di veicoli aggiuntivi offre. Ok, sto facendo tutte le secondarie, ma in realtà, vabbè, adesso è ancora abbastanza siamo ancora in tempo per vedere un po' tutto. Io attraversiamo il ponte, torniamo su. Qua c'è una zona rossa. Che okay, è quello che abbiamo visto prima, eh, No, mi, mi dà comunque l'idea come era anche il primo che il gioco è comunque guidato da missioni, ma comunque possiamo avere una certa libertà e, e andare avanti. È un gioco che è vero alla storia, ma ehm, il ritmo con cui lo facciamo è tutto in mano a noi, e soprattutto ho finito la stamina e soprattutto. ci dà comunque soddisfazione nel, nel farlo. Quindi se decidiamo di procedere lentamente, possiamo farlo, il gioco durerà di più, vogliamo ottimizzare, e migliorarci, avremo una difficoltà aumentata perché avremo altri cartelli che ci daranno la caccia, ma il gioco diventerà comunque più veloce, più intrigante. Allora qua c'è un cartello dell'autobus, ok, qua che bisognava prendere l'autobus, ma io ne approfitto e vado dentro qui che devo fare quell'altra cosa. Dal meccanico, salve. Allora, lui vende pezzi di ricambio. Anche la benzina. Vende, no, ma non, non è quello che ci serve. Dobbiamo andare a parlare con, con chi, con cosa. Con i mezzi di trasporto, bisogna parlare. No, usa il viaggio rapido per tornare indietro. Abbiamo il biglietto. Monta il motore sulla tua barca. Ha richiesto il motore. Ok, dovrei averlo nella. Sì, dai, torniamo col pullman. Che è qui. E poi magari vado anche a dormire. Bene. Tra le 6 e le 22. Sono le 22 e 25. Quindi, e quindi siamo a piedi. Completamente a piedi. Speriamo di non incontrare qual qualche brutto ceffo. Sempre a patto che non siamo noi un brutto ceffo. Ehm, e torniamo a piedi. C'è un traghettino da prendere. Torniamo sull'isola e vi faccio vedere la, la parte di, diciamo, di crafting, dove si lavora per la produzione della merce da vendere. E vediamo. Qua c'è un altro punto di domanda. È una scoperta unica, sto gioco. Ah, no, è una cosa dica ancora. Perché poi, probabilmente, si viene qui si paga e si viene curati sul letto così. Vorrei dormire perché è notte, ma non si può vedere. Fammi vedere. C'è una macchina qui, Small Warehouse. C'è un magazzino piccolo, ma non credo di... No. Però il taghetto è qua. Il taghettino è qui. Il problema è che il tizio è di là. Quindi andiamo di là così. Sì, non... non... Tecnicamente, non, non, non è una questa nuotata. in pratica, parlando con quel tipo lì seduto, quello, questo è un targhettino, un ponte che, che si muove con un motore. E... e sono morto. Probabilmente sì. Beh, sono rinato nel posto giusto. Allora, di qua bisogna andare a montare il motore. Ma io, prima cosa, vi faccio vedere. Comunque il gioco secondo me non costa tanto anche perché ne stanno parlando abbastanza bene, ci sono tanti eh, streamers che lo stanno portando. Io, ovviamente, come al mio solito, lo porto per amore di conoscenza, per farvi conoscere un'altra attività. Ce ne sono tanti i giochi di questo tipo, c'è cioè, eh, Cartel mi pare si chiamasse, che è più uno strategico rispetto a questo. però. Questo è in prima persona, è il classico simulatore di, di vita, simulatore di attività che a noi piace tanto. E... Vabbè, intanto faccio ricaricare la stamina, mi fermo, vedete che si ricarica la lattina, perché bisogna fare questa stradina qui, molto impervia, e arrivare al laboratorio. Sempre che io mi ricordi dove va la strada perché ma scusami eh. eh non si vede niente non si vede niente devo prendere la strada dai su ah eccola lì questa mm, non li dai qui Probabilmente il salto è stato levato per evitare glitch. Ok, dovremmo essere giusti adesso. Sì, è un po' scomodo, ma... Um, vedendo le, le quest che mi hanno dato... Stanno... Stiamo cercando qua in gioco di prendere... Comprare un edificio. Quindi... A breve... Eh, avremo un edificio in città dove si potrà iniziare la produzione. Questo è l'inizio dove praticamente andate a produrre le cose. Quindi... In questo caso, vabbè, io... Dovrei, vorrei andare a dormire. Poi dice che la notte devo pianificare le cose, va soio da laboratorio, abbiamo la possibilità di impacchettare. Salendo la scala, invece, dovrebbe esserci il letto dove poter dormire, cambiare i vestiti e cose varie. Io adesso tengo premuto e vado a dormire. Perfetto, andando a dormire parte un nuovo giorno. Non scendo a mano, le scendo praticamente con la sola forza delle braccia Allora, praticamente io andando col telefono posso vedere che vogliono um, 4 grammi 4 4 5 2 2 2 2 2 5 4 4 5 2, 2, 4, 4, 5, 2, 2 4 4 5 2 2 Ok. Posso andare a fare la produzione. Qua possiamo anche piantare. Quindi lo vedete nella serra. Io posso andare prendendo del concime che non ho. Ho il seme però. Vedete, uno di quattro dovrei averne quattro. Devo comprarne quattro e vado a produrre. E che poi produce. Qua invece ne ho raccolto un po'. Quindi <ride> ne ho un bel po'. La mettiamo nel seccatore. Quindi si va a fare la produzione massima. L'ho aspettato 8 secondi. Eh, onestamente non credo di avere roba da, da prendere perché produciamo grammi e non credo di averne qui da, da deposito No, forse sì adesso vediamo appena arriviamo alla fine di questo di questa produzione qui perché avevo già messo in produzione qualcosa nel cassettone si mette dentro la roba ok e poi andando sul tavolo di là si va a produrre quindi praticamente noi abbiamo uh, ok no, io vorrei prelevare però ma forse c'è l'adagio giusto uh, sì, infatti, credo no, non credo deposito impacchettare Ok, come fa a scegliere questa? Ah sì, l'abbiamo. Non la maneggiamo, ma... Allora, praticamente, peso dovremmo farne due e due. Quindi, ok. Poi, dovremmo farne due da cinque. Facciamo anche due da quattro, vada, così almeno siamo... Ok. Ah, beh, vedete abbiamo tutto questo, bisogna fare attenzione a non farsi trovare in giro con queste, con queste cose. Ecco qui, raccogli denaro. Ok, gli ho portato i soldi. E ora inizieremo anche con altre sostanze perché abbiamo riparato anche altri altre oggetti. Qua diventa un breaking bed, però questa è un'altra storia. Ora, io ho nel telefono. Programma. E gli diamo un'ora. Però vedete che. Alle nove eh, eh, sì, ma dove? No, no, aspettate un secondo, voglio capire dov'è, visualizza, alle 9, Silvia Castiglio, eh, sono le 9 adesso, abbiamo perso un cliente, vorrei capire dov'è statizia, no, non ne abbiamo più, vabbè, niente, abbiamo perso il cliente abbiamo avuto opzioni, programma, segna cliente, possiamo affidarli anche agli altri. Programma, accetta ordine, facciamo per le... Ho perso la reputazione per le 10, eh sì. Ma dov'è sto tizio? Iuan Navarro. Eccolo lì, sì. Perfetto, andiamo. Per le 10 ce la faremo? Dai, forse ce la facciamo. Boia. Eh, ho dovuto... Mi spiace. Spaccarmi tutte le ossa per andare. Lui voleva un quattro. Bisogna fare attenzione, bisogna capire se effettivamente è lui, se... Ma che cacchio! Scavalca. Poi possiamo anche inclinarci, voltarci, capire dove è, dov è il tizio. Quindi dovrebbe essere anche ben nascosto. Eccolo lì. No, questo non è. E lui? 0,4. Ti do questo. Conferma. Perfetto, che questa però era quella di prima. Credo. Vabbè, insomma, contenta, ci ha pagato e è andata via. Ok, bisogna fare attenzione perché poi ci sono le ronde della polizia, ci sono altri malavitosi. Quindi bisogna fare attenzione a queste cose. Andiamo a montare. Come ultima cosa, il, devo capire meglio il sistema degli appuntamenti. Perché poi domani avremo anche altre persone e quindi bisognerà gest farle gestire far gestire a loro. Qui abbiamo denaro. Vediamo un po', acquisto 3 minuti. Ah, posso pagare per ascoltare. Ok, se non è un posto mio posso far così. Ok, andiamo a montare il motore. Sì, i soldi che girano già all'inizio qui non, non sono pochi comunque. La mia barchetta dovrebbe essere qui. Questa. Credo. si. Sì. Installa motore. No, scusami. Installa motore. Dai, cancella. Installa motore, perfetto. F entra. Ah, bello. Questo si guida. Ok, molto bene. Si guida la barchetta, perfetto. Viaggiare, trasportare o contrabbandare è molto interessante tutto questo ha una vendita organizzata per le 10 Juan Navarro che non so dove sia onestamente Juan, non so dove sia eh, ma sicuramente è in una zona non ancora esplorata quindi niente non, uh, perderò reputazione però vedete che effettivamente non è che dico che si possa fallire però la reputazione si perde e si perde tempo a doverla ri riguadagnare e riconquistare ora le missioni sono tante e se ci fermano adesso siamo nella cacchina dobbiamo fare un'offerta quindi praticamente lui ci sta dicendo che se tornassimo là da lui potremmo eh, avere appunto un'offerta sul nostro prodotto e quindi ce lo venderà per noi nei primi tempi quindi non gli daremo il prodotto lo venderà e ci darà una percentuale questo è l'inizio sembra quello già visto anche in Breaking Bad e... ah sì è partito anche l'altro perché sono arrivate le 10 adesso, ok? Quindi riusciamo a fare anche la seconda consegna. Che era qui. E il tempo non passa neanche così veloce, quindi... Eccolo lì, dovrebbe essere quello che guarda l'ora. Salve. Cosa volevi? 4? Grazie. Abbiamo guadagnato reputazione. Abbiamo guadagnato 9.120. Sì, non, non è tantissimo, ma... Bene, molto bene, molto bene. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Dark Deal Simulator 2, che è uscito da poco. Non costa. Mh, beh, 25 euro non, non è male. Secondo me non è assolutamente male. Anche perché consideriamo che non è in early access, cioè è uscito ufficialmente, quindi ci stanno già giocando tante persone. È un gioco piuttosto vario, che sicuramente non vi chiarisce le idee, un video di, di 26-27 minuti, quello che è. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay, alla prossima e ciao ciao!